Venerdì 6 maggio a Bianchevilla, presso Villa delle Favare, si è svolta l'inaugurazione della seconda edizione della mostra d'arte. L'evento titolato Una finestra sull'arte, presentato dalla consulente alla cultura dottoressa Margherita Maria Messina, con il tema Bellezze femminili nel mondo, gli artisti mostrano opere di rara bellezza. Con ogni tipo di lavorazione, dal gesso alle tele di grandi dimensioni e piccole dimensioni, con un percorso ben stabilito, la mostra si immerge in un emozionante gioco di colori, opere che regalano sensazioni ed emozioni a tutti i visitatori. La mostra è aperta dal 6 maggio al 12 maggio, domenica 8 maggio dalle ore 10 alle ore 12. L'ingresso è gratuito. Il 12 maggio ci sarà la manifestazione conclusiva con la presentazione e premiazione degli artisti della prima e seconda edizione. Fino a 20 anni, a 12 anni ho cominciato a fare delle piccole in gesso come quella lì. Ho fatto quelle figure, immagini, però lavoravo in bianco e nero. Allora, questa è la seconda edizione di Una finestra sull'arte. Quest'anno abbiamo la bellezza e i colori di ben cinque artisti biancavillesi e abbiamo la possibilità di visitare cinque stanze da loro organizzate e diciamo, curate, alla cura ho anche aggiunto il mio lavoro, la mia perspicacia per alcuni particolari, ma per il resto ogni artista ha deciso di curare per sé la propria stanza. Ogni stanza di artista che è qui visitabile attraverso un percorso ben stabilito ci mostra le diverse capacità degli artisti biancavillesi che abbiamo ospitato oggi. E passiamo dalla semplice tecnica di olio su tela, abbiamo delle ceramiche, abbiamo dei dipinti grandissimi, quindi diciamo che abbiamo cercato di valorizzare ciò che il territorio di Biancavilla e anche dei paesi limitrofi ci offre.